Bene, anche oggi, ma insomma forse rischia di diventare un'abitudine, ma insomma non parlerò di una cosa particolarmente allettante e positiva che rinvigorisce l'animo, ma che comunque secondo me è importante sapere e avere un'intuizione, capire un po' di che cosa si tratta, anche perché è una cosa in cui ci stiamo dentro tutti in un modo o nell'altro, col nostro corpo. E vorrei parlare un momentino di come, di che cosa sogno di notte, dove sono di notte, guardate la faccia, già si vede, no? In che tipo di dimensione in realtà quasi tutte le notti mi intrattengo. Ed è un mondo che possiamo chiamarlo infernale, l'inferno. Ora, adesso qui non voglio fare i paralleli con l'inferno cristiano o di una religione, non voglio dire nulla su, e non sto neanche dicendo che di notte vado all'inferno o qualcosa del genere. Non sono così cattivo, non credo di essere, di meritare così una cattiveria tale, però. Il mio corpo, cioè la mia coscienza, si cala in uno stato subconscio che possiamo chiamare infernale e lo fa quasi tutte le notti praticamente. La cosa che per me, beh, intanto perché avviene questa cosa? Avviene perché diciamo che mi viene fatto vedere qualche cosa sul nostro corpo. È un meccanismo che mi rende cosciente anche la coscienza corporea. E quindi è un qualche cosa che in fondo accetto. Ma la cosa interessante è che quando vado in questa realtà, no, e vedo le cose più orripilanti, la gente che viene torturata, ammazzata, è una sorta di inferno dantesco. Dopo vi farò vedere anche un clip di un film che secondo me almeno rappresenta abbastanza bene quella mia esperienza. Non dico, non voglio parlare degli altri inferni, ma che rappresenta abbastanza bene lo stato di coscienza in cui si trova il nostro corpo sempre, anche quando non dormiamo, solo che non ce ne accorgiamo a livello cosciente. Anche adesso ci troviamo dentro quella cosa là. E per fortuna non ne siamo coscienti. E per fortuna quando io entro in questo stato di coscienza, quando sogno, dormo, guardo la cosa in modo distaccato, non guardo, non la vivo emotivamente, però la vedo e la vivo, seppur non emotivamente. E questo naturalmente mi dà un vantaggio enorme, nel senso che da un punto di vista emotivo, emozionale, la cosa più di tanto non mi dice nulla, perché lo vedo come un film, come andare a vedere un film, Constantine si chiama quel film che faccio vedere poi, con tutte queste schifezze, non vi consiglio assolutamente di andare a vedere questi film perché vi calano di coscienza, vi tirano giù, no? Ma a volte in questi film qui trapelano, secondo me, certe realtà e certe cose che non sono forse solo frutto di fantasia, ma che sono una rappresentazione, probabilmente anche inconscia, senza che i registi, gli autori, gli attori lo sappiano, di realtà che non esistono fisicamente là fuori da qualche parte e non sto neanche parlando di un Dio che punisce. Io personalmente queste cose qui non ci credo. Ma sono stati di coscienza sicuramente esistenti nel nostro corpo. Perché faccio vedere questa cosa e perché parlo di questa cosa? Beh, intanto così, intanto per poter anche parlare un po' dello stato di coscienza in cui mi calo ogni notte, no? Dove si vedono queste realtà dove le cose più abominose, schifose che possono esistere, da gente che viene ammazzata, torturata, da cose, da schifezze, cose assolutamente orripilanti, beh, un altro film che potrebbe richiamare un po' l'atmosfera è Alien, per esempio, no? Ma vabbè, questo adesso ve lo risparmio.
Ma l'altra ragione per cui ne parlo è anche perché vorrei che sapessimo tutti che il nostro corpo dentro di sé porta questa cosa dentro di sé, no? E noi spesso diciamo al corpo è una cosa delicata, ha bisogno di cure. Se noi sapessimo e vedessimo che cosa sopporta e quale fardello e quali cose c'ha dentro, ci meraviglieremmo per come è possibile che siamo ancora sani, che viviamo, che siamo ancora vivi. E questo più che altro è un qualcosa che assolutamente. Per me è quasi incomprensibile, qualcosa di miracoloso, che malgrado portando dentro di sé questo inferno, e sto parlando di uno stato di coscienza, non di un luogo fisico, no? Lo stato di coscienza delle cellule, della materia, dello stato di subcoscienza cellulare del nostro corpo, malgrado ciò, ma tutto sommato c'è tanta gente che sta bene anche, no? Io sono sano, io questa cosa qui la sento, quindi non potrei neanche dire di essere sano, perché uno che è sano non se la sente addosso sta cosa, no? Però quando poi si comincia ad acquisire una certa sensibilità, ci si rende anche conto di parti e mondi che ci si portava dentro prima inconsciamente, adesso diventano reali, non perché prima non c'erano, non ci fossero, ma perché adesso uno ne diventa cosciente. E questo voglio trasformare quindi questo messaggio negativo in positivo, nel senso che ricordiamoci sempre che dentro di noi il corpo porta dentro di sé porta su di sé un fardello enorme. Ed è un miracolo che riesca a farlo, a rimanere tutto sommato sano, no? E quindi quando ci ammaliamo per un raffreddore, o pensiamo, ah, è stato il colpo di freddo, un po' l'aria fresca, ah, il virus. E poi però sapete che dentro di voi portate quell'inferno lì e non vi ammalate per quello, forse ci dovrebbe far venire qualche dubbio. Che non è il colpo di freddo o perché abbiamo lasciato l'aria condizionata accesa o perché si passava il virus lì che gli stavamo antipatico e quindi ci siamo buscati il raffreddore, la febbre, l'influenza. È impossibile, perché se il corpo riesce a sopportare quella roba là, potrà anche sopportare un po' d'aria un po' troppo fresca, no? Questo lo dico a sostegno anche del fatto che se la vediamo da questa prospettiva qui, ci si rende conto che le ragioni per cui ci ammaliamo sono completamente diverse di quello che crediamo veramente. E che il corpo, cioè anche questo fatto che io adesso vi racconto e voglio anche illustrare un po', come ho fatto anche in un altro video, mi piace farlo con i film, come sono naturalmente fantasia, però sono anche delle analogie che vogliono far capire qualcosa. Lo faccio perché voglio che ci ricordiamo che il corpo non è una macchina delicata, non è neanche una macchina proprio, è un un corpo, un'entità che ha una coscienza, ma parte di questa coscienza vive negli inferi. E se riesce a essere vivo, se riesce a sostenere su di sé questo fardello qui, può sostenere di tutto. Il fatto che poi nella realtà spesso non ci riesce perché è la mente che ci fa credere il contrario. È la mente che dice, ah, sei delicato, e lui diventa delicato. No? Vabbè, allora adesso intanto faccio vedere questo clip, poi lo commento brevemente.
Dipende, penso che avete visto allora la mia propensione per mostri e scene di film truculenti, prossima volta cercherò di essere un pochino più positivo, ma spero anche che abbiate notato come l'attore del film passava attraverso questo paesaggio infernale, bruttissimo, no? Con tutti questi mostri. Lui almeno aveva questa visione di questa bella ragazza. Io nei miei sogni mai, vabbè. Comunque, almeno quello aveva. Però la scena di per sé, questa atmosfera corrisponde abbastanza bene a quel stato di coscienza infernale in cui si trova il nostro corpo permanentemente e che io incontro tutte le notti praticamente, no? Ed è anche un problema per me perché non psicologico, perché a quello che volevo dire appunto è che avete notato che anche il personaggio passa attraverso questo paesaggio, in fondo completamente calmo, non che gli piacesse, assolutamente no, però era calmo, andava, c'erano questi esseri, questi mostriciattoli, non se ne preoccupava minimamente, sapeva, tanto non mi possono far nulla, no? Basta non averne paura. E questo si ricollega un po' al discorso della paura che avevo fatto nel video precedente. Che volevo dire? Sì, ecco, il messaggio, insomma, vorrebbe essere questo. Rendetevi conto che abbiamo tutti dentro questa cosa, ma questo non vuole incutere paura, al contrario, questo fatto, diventare coscienti di questo fatto, ci deve aiutare a dire, ma vuol dire che il corpo riesce a sostenere un peso enorme, essere sano eppure avere le radici lì dentro, no? Pensateci un po'. Le ragioni per questo, come mai la biologia, l'evoluzione, la vita si sia radicata dentro in questi inferi, questo è un discorso molto più lungo che eventualmente faremo un'altra volta. Quello che è importante per ora è capire che il corpo non solo non è una macchina, ma è anche un qualcosa che ha un potere enorme di sostenere una pressione enorme di cui noi non siamo coscienti e per fortuna non ne siamo coscienti perché sennò veramente andremo tutti fuori di testa. Va bene, se ci sono domande potete scrivermi, solito, sotto, oppure potete mandarmi un'email o quant'altro. Saluti, ciao!